Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Giulio Testa e mi occupo in Isagro dello sviluppo marketing e commerciale dei feromoni. Questo pomeriggio sono felice di presentarvi il nostro catalogo trappole, è una presentazione di circa 20 minuti che è propedeutica poi per la seconda fase di questo webinar che è dedicato alla novità della Isagro App Trap. Il titolo che ho scelto è Le soluzioni Isagro per una gestione ecologica degli insetti fitofagi. Perché la scelta? Ecco qua, qua. Perché la scelta ecologica? Allora, è proprio il binomio delle due parole. Logica intesa come invettiva, creatività dell'uomo che, ispirandosi alla natura, ha sviluppato di per sé un sistema molto sofisticato e anche, lasciatemi dire, un po' subdolo. È una sorta di inganno fatto nei confronti degli insetti per controllare in modo molto preciso solamente alcuni fitofagi. E quindi la logica è a servizio dell'agricoltore come mezzo tecnico di difesa, ma anche dell'ecologia perché è un sistema a totale rispetto dell'ambiente. A mio avviso è il primo caso di agricoltura di precisione perché è un sistema altamente specie specifico ad alta sensibilità, diventa uno strumento indispensabile da applicare quando si sceglie l'utilizzo della lotta integrata, permettendo di abbandonare la lotta a calendario, e ovviamente dipende dai contesti agronomici più variegati, ma si può stimare anche una riduzione del 30-40% dei trattamenti insetticidi grazie proprio all'utilizzo dei feromoni, sia come confusione o disorientamento sessuale, e sia come monitoraggio. Il tutto si applica in un contesto di mercato dove ormai è necessario cambiare il paradigma della difesa, implementando l'utilizzo di trappole e feromoni. Infatti abbiamo una difesa fitosanitaria che ha una minore disponibilità di principi attivi. La grande distribuzione organizzata richiede sempre più prodotti con assenza di residui, di agrofarmaci. C'è una maggiore diffusione di superfici investite al biologico e i cambiamenti climatici che si stanno verificando causano anche una imprevedibilità dei cicli biologici degli insetti. Ci stiamo tutti accorgendo come alcuni cicli si stanno sfasando o più avanti, o si stanno anticipando, oppure si stanno allungando. Quindi i trattamenti a calendario diventano ancora più uno strumento poco efficace per contenere questi fitofagi e diventa sempre più importante effettuare un monitoraggio che ti permette di stimare al meglio le dinamiche della popolazione. Inoltre ci sono nuovi parassiti di importazione che è necessario monitorare, come gli insetti da quarantena. Su questo possiamo dire con un certo orgoglio che Isagro è ormai da 40 anni che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione delle trappole. Quindi siamo stati sicuramente dei precursori di un tema che certamente all'inizio era più una curiosità accademica e scientifica e poi con l'andare avanti dei decenni è diventato sempre più interessante. Isagro commercializza due tipologie di trappole, come vi ha anticipato Pierangelo, delle trappole volte al monitoraggio, il cui obiettivo quindi è l'individuazione dei pori, degli insetti e valutare la dinamica di popolazione, oppure trappole di cattura massiva, il cui obiettivo è catturare il maggior numero possibile di insetti per appunto limitare la popolazione infestante. Partiamo dalle trappole da monitoraggio. Il primo obiettivo delle trappole quindi è identificare una curva di volo, poter quindi monitorare i voli degli adulti e quindi valutare la densità di popolazione, capire effettivamente se la popolazione del fitofago è alta e bassa e può diventare una reale minaccia oppure no. Questo permette poi di identificare una soglia economica, una soglia di intervento, soglia economica di danno. Ed è quando il danno della coltura diventa maggiore rispetto al costo dell'intervento. Quindi permette di capire
essenzialmente quando effettivamente per l'agricoltore diventa impellente trattare con o un trattamento insetticida oppure qualche mezzo tecnico biologico come fosse un Bacillus thuringiensis. Il quarto sistema è la quarta attività molto importante del trappolo da monitoraggio è quando vengono abbinate al sistema di disorientamento sessuale Ecodian che è stato citato dal precedente relatore. Queste sono le trappole che abbiamo a vostra disposizione per effettuare il monitoraggio al meglio. C'è stato negli ultimi 2 anni un rinnovo della veste grafica, quindi abbiamo dei colori predominanti, l'arancione e il marrone, per tutta la linea di trappole professionali. Notate che c'è una nuova trappola che vedremo nelle slide successive, che ha dei colori diversi perché è destinata più a fini hobbistici. Tutte le trappole presentano il logo Isagro linea trappole come marchio di garanzia di qualità dell'esperienza Isagro. E adesso nei prossimi minuti farò una breve carrellata delle trappole per descriverne un po' le caratteristiche tecniche. Partiamo dalla trappola trap test. La trappola trap test per noi è la trappola da monitoraggio per eccellenza. Infatti, già il nome stesso trap test ormai identifica non solo una tipologia di trappola, ma proprio un brand. È composta da un tettuccio e un fondo collato ad assi incrociati, uniti da degli anelli. Sul fondo collato viene applicato il feromone, che può essere di diverse tipologie, proprio per adattarsi ai diversi insetti che può andare a monitorare. Generalmente questa trappola è specifica per lepidotteri di piccola e media taglia, come ad esempio la tignoretta della vite, quindi l'orobesa botrana, la magrone dell'olivo, altre tignore, nottue, tiralide, eccetera. Passiamo adesso alle due trappole specifiche per la Clida pomonella, si chiamano Carpo e Carpo Plus. La prima, vedete, ha una forma ad astuccio e ha un fondo collato interno estraibile. Questa forma ha due caratteristiche. La prima è che è studiata per esaltare l'attrattività della trappola nei confronti proprio della carpocapsula, quindi della Clida pomonella. La seconda è che con questa forma aumenta la protezione del fondo collato, che si imbratta meno, rimane più pulito più a lungo e quindi è più facile da utilizzare. La Carpo Plus invece è una trappola a forma di pagoda, anch'essa specifica per la Clida pomonella, ed è combinata con un erogatore a lunga durata di 180 giorni. Pertanto è una trappola che si può abbinare molto bene al sistema di disorientamento sessuale Ecodian. Passiamo poi alla trappola Olive. Questa è una trappola specifica per la mosca dell'olivo, anzi, ne nello specifico per i maschi di mosca dell'olivo, è fatta da un tettuccio la cui volta presenta la coda, quindi gli insetti tendono a incollarsi nella volta di questo tettuccio. Una trappola molto simile alla Olive è la Ruff, che ha la medesima forma a tettuccio collato con la volta su cui è applicata la colla entomologica, e questa però diventa specifica per le cocciniglie. Tra le due trappole la differenza è nella forma del porta erogatore e nel quantitativo di trappole contenute nella confezione. Quindi la trappola Ruff, che è specifica per le cocciniglie, si applica molto bene, ad esempio, per tutti i vari tipi di cocciniglia e Tetranococcus. La trappola Wing, come potete vedere anche dall'immagine, è una trappola invece cromotropica gialla, infatti ha un colore giallo più intenso rispetto alle trappole precedenti, ed è specifica per la cattura dei ditteri tripetidi. Se viene applicata, abbinata a specifici feromoni, diventa anch'essa una trappola selettiva. Contro ad esempio la mosca mediterranea della frutta, Acerotritis capitata. Oppure, se andiamo ad abbinarci l'attrattivo ammoniacale, diventa selettiva per la mosca del ciliegio, del capro e del noce,
Mentre se andiamo ad applicare lo specifico feromone utilizzato anche per la trappola Olive più l'attrattivo ammoniacale, diventa una trappola da monitoraggio per la mosca dell'olivo, quindi la batracea ore. Vi porto due novità che abbiamo da quest'anno, la Cimatrap Pro e la Cimatrap Garden. Sono due trappole specifiche per la cimice asiatica Allium orfalis. La prima, nella confezione dai colori marrone e arancione, è specifica per usi professionali. È una trappola alta circa 1,20 m, specifica quindi per imprenditori agricoli. Mentre la seconda, i cui colori sono verde e arancione, rientra in questa nuova linea hobbistica. È una trappola più piccola che si adatta bene per piccoli orti, frutteti oppure giardini. In questo caso il feromone sono due tipologie di dispenser, uno attrattivo, uno d'aggregazione, che hanno una durata di circa 8-9 settimane. Queste due trappole hanno tutte e due una forma specifica a piramide, che permette quindi un'agevole cattura anche delle neanidi che non sono in grado di volare, ma che tendono ad arrampicarsi sui pannelli verticali fino a rimanere intrappolate poi nel barattolo che contiene i due feromoni. Qua vi presento la Yatloth, che è una trappola invece specifica per i coleotteri e lateridi conosciuti anche come ferretti. È una trappola quindi che va applicata direttamente al suolo, ricoprendo la porzione dell'imbuto più bassa con la terra e permette monitoraggio quindi degli insetti appartenenti al genere Agriotis. Qua riporto un tipico calendario di momento di installazione dei diversi feromoni in modo tale da andare a monitorare le tre specie più presenti nei nostri territori. Questa trappola si chiama Batrocera dorsalis e dal nome si può intuire che è specifica appunto per la mosca orientale della frutta, in questo caso l'attrattivo è il metilgenolo, ed è fondamentalmente una trappola McPhail che è stata modificata da Isago per renderla specifica per questo tipo di insetto. L'insetto è da quarantena, le prime segnalazioni sono avvenute nel 2018 in Campania. La regione in quel caso ha contattato Isago che si è prodigata per sviluppare una trappola specifica per monitorare questo tipo di insetto che oggi viene poi monitorata su tutto il territorio nazionale. Adesso parliamo di come posizionare le trappole. Come regola generale è importante posizionare le trappole in anticipo rispetto ai voli degli adulti, proprio in modo tale da capire quando gli adulti volano e significa quando gli adulti sono in grado di trovarsi e di portare a termine gli accoppiamenti. Generalmente noi consigliamo la regola del 3 più 1. Cosa significa? Utilizzare tre trappole nel primo ettaro più una trappola per ogni ettaro aggiuntivo. Faccio un breve esempio. Se io come agricoltore ho un ettaro da monitorare, andrò ad applicare tre trappole. Se ho 4 ettari, andrò ad aggiungere altre tre trappole. E cercherò di distanziare il più possibile, cercando di rispettare almeno 20, 25, 30 metri di distanza da una trappola all'altra. Si consiglia di controllare le trappole con cadenza settimanale e generalmente, salvo specificato diversamente, conviene sostituire gli erogatori ogni 4-5 settimane. Le trappole possono essere anzi, diventano uno strumento fondamentale nei sistemi di disorientamento sessuale, come è stato accennato da Pierangio. Infatti, quando le trappole iniziano a catturare in un appezzamento dove viene anche applicato un sistema di disorientamento sessuale, significa fondamentalmente che i maschi sono in grado di identificare i feromoni femminili, e pertanto il disorientamento non è più efficace. Quindi, come un maschio è stato in grado di trovare una trappola e rimanerci purtroppo per lui catturato, così significa che è in grado di trovare anche una femmina e portare a termine l'accoppiamento. Quindi le trappole diventano come delle spie, come la spia dell'olio della macchina, si accende per avvisarci che l'olio è finito, così la trappola ci può avvisare che il sistema deve essere o rinnovato oppure è necessario intervenire diversamente.
un brevissimo accenno sul sistema di disorientamento Isago, che prende il nome di Ecodian, prevede dei gancetti di diverso colore che si applicano su diverse insetti fitofagi. In questo caso, il gancetto biodegradabile, abbiamo diverse tipologie che si adattano all'Arcidia pomonella, all'Arcidia molesta e all'Anassia vinatella. Oppure abbiamo l'Ecodian cosiddetto filo di due tipologie, uno blu e uno rosso. Quello blu si adatta bene, è specifico per la nocco del cotone Aspodottera rituralis e viene direttamente steso nelle serre, mentre quello rosso viene appeso sulle piante di castagno ed è specifico per Acidia splendana e per Acidia fagigandana. Passiamo adesso allo scaffale che mostra le trappole per la cattura massiva. Abbiamo la MAS, la MAS Large, che sono due trappole specifiche per la cattura massiva. E vedete che abbiamo anche di nuovo due trappole che erano già presenti nello scaffale delle trappole da monitoraggio. Perché? Perché fondamentalmente, se noi aumentiamo la densità di installazioni di trappole per unità di superficie, quindi aumentiamo il numero di trappole, possiamo anche intervenire in modo attivo limitando la popolazione. Questo si può applicare utilizzando la cima Trap Garden, perché si va a intervenire su una superficie, un giardino, un orto, comunque relativamente piccolo, oppure utilizzando la wing aumentando il numero di trappole installate. Ovviamente questo dipende moltissimo dalla tipologia, dalla biologia dell'insetto, quindi sicuramente le due mass large sono più specifiche per questo obiettivo. Abbiamo nella nostra pipeline di sviluppo altre due trappole che potrebbero venire commercializzate all'inizio del prossimo anno, che sono dei pannelli cromotropici e dei rulli colorati cromotropici, che hanno la peculiarità di non essere materiale plastico, ma di essere in carta e quindi biodegradabili, molto più facili da gestire a fine campagna. La MAS è una trappola appunto a forma di imbuto che presenta un sacchetto che raccoglie gli insetti catturati. Si adatta molto bene per le tignole delle derrate, nella tabella riporto alcuni esempi, oppure per le nottue infestanti delle colture orticole. Inoltre si adatta molto bene negli ambienti indoor, come nei mulini oppure nei magazzini dell'industria alimentare. La trappola MAS Large, invece, rispetto alla sorella MAS, presenta un tubo raccoglitore al posto del sacchetto ed esiste in due versioni. Una con alette verticali, che diventa specifica per la processionaria del pino o per il rodilegno rosso, oppure una senza alette verticali, che diventa specifica per il rodilegno giallo. Se le trappole sono ancora in buone condizioni, ma ovviamente noi abbiamo terminato le nostre cartucce, un po' come una stampante che ha finito l'inchiostro, noi possiamo mantenere le trappole e acquistare solamente gli erogatori specifici per gli insetti. L'astuccio alla vostra destra è il nostro dispenser. Esistono circa 110 diverse versioni per il numero di insetti che noi abbiamo a catalogo e quindi si adattano perfettamente alle esigenze e al tipo di feromone che andiamo a ricercare per uno specifico insetto. Mentre alla sinistra vedete il nuovo astuccio specifico per la trappola hobbistica Cima Trap Dispenser, che contiene i due erogatori specifici per la cimice asiatica. Ovviamente questi due erogatori sono gli stessi utilizzati nella trappola professionale, però per la dimensione della confezione si applica maggiormente, è consigliato di utilizzare soprattutto per la trappola di tipo hobbistico. Io vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande non esitate a scrivermi e vi consiglio caldamente di visitare il nostro portale Isagro Farm all'indirizzo che è riportato nella presentazione, in quanto avrete la possibilità di scaricare tutte le schede tecniche delle trappole che vi ho presentato e soprattutto sul catalogo avete modo di vedere la matrice di tutti gli insetti che abbiamo a catalogo,
e come si abbinano sulle nostre trappole, in modo tale da trovare quindi la giusta corrispondenza insetto-trappola. Grazie ancora e passo la parola al relatore. Grazie Giulio. A proposito di domande, c'era Luciana che chiedeva se stesse pensando di produrre a breve trappole per il monitoraggio con materiale biodegradabile. Rispondi tu, Giulio. Allora, trappole poi sì, adesso stiamo indagando queste nuove trappole a cattura massiva fatte in materiale biodegradabile. Se vediamo, se otteniamo dei buoni risultati e non riscontriamo particolari difficoltà tecniche della trappola, a quel punto potremmo anche pensare di trasferire questa tecnologia che stiamo sviluppando anche per delle trappole per il monitoraggio. Attualmente no, ma con l'esperienza che ci stiamo facendo con queste due trappole nuove per cattura massiva, sicuramente potremmo anche considerare questo aspetto.